Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i tarocchi della luce e con gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Allora, che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questi due meravigliosi mazzi, quindi sia al mazzo appunto di arcani maggiori e minori che al mazzo oracolare? Vogliamo cercare di capire se una storia si sbloccherà, se una frequentazione si sbloccherà, perché se è appunto arenata in una sorta di stagnazione che ovviamente non porta a nessun sviluppo. Storia che può essersi arenata per varie situazioni, per varie cause, per esempio nel caso in cui l'altra persona sia impegnata ufficialmente con un'altra donna. Quindi sia una persona sposata, oppure nel caso in cui sia una persona, per esempio, lontana, proprio a livello geografico rispetto a voi, quindi una storia a distanza che ovviamente risente chiaramente di oggettive difficoltà, oppure perché questa è una persona, quella con la quale avete appunto questa frequentazione, un po' immatura, oppure può riguardare per esempio tutte e tre in compresenza queste situazioni, perché no? Dunque, avete una frequentazione, una conoscenza, anche una storia con una determinata persona, vogliamo cercare però di capire se questa storia si sbloccherà, evolverà e in che modo. Allora, quest'oggi utilizzerò però il metodo del pentacolo, che è appunto un metodo che fino ad ora non ho mai appunto usato sul canale. Voi sapete che a me piace comunque darvi la possibilità anche di sperimentare, di conoscere diversi tipi di stese, e di conseguenza quest'oggi dunque andremo ad affrontare questa domanda e questa stesa con appunto il metodo del pentacolo, che ovviamente per ovvie e deducibili ragioni ovviamente prevede l'utilizzo appunto di 5 carte, dove appunto disposte proprio a mo' di un pentacolo avremo la situazione attuale, gli ostacoli, cosa fare eventualmente per poter superare gli ostacoli, il prossimo futuro, quindi per quanto riguarda quello che accadrà tra pochi giorni, tra poche settimane, e infine l'esito definitivo per quanto riguarda appunto la risposta alla domanda che abbiamo posto agli arcani. Ed infine appunto estrarremo una carta per quanto riguarda appunto gli oracoli degli angeli del cuore, che vada un po' a completare diciamo questa lettura. Dunque iniziamo quindi a spostare momentaneamente ovviamente gli oracoli e io inizio appunto a mescolare il mazzo di arcani. Di conseguenza, per il principio di sincronicità che guida sempre tutte le mie stese e le nostre stese, cerchiamo dunque di capire, grazie all'ausilio appunto di questi arcani e successivamente appunto degli oracoli di Doreen Virtue, se questa vostra storia evolverà, in che modo evolverà, dunque se si sbloccherà questa situazione stagnante, e lo faremo appunto grazie al metodo del pentacolo. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto. Allora, qui abbiamo ovviamente la posizione appunto del pentacolo. Allora, vediamo appunto in prima posizione la situazione attuale, in seconda vedremo gli ostacoli, in terza posizione cosa fare per superare gli ostacoli, in quarta posizione il prossimo futuro e in quinta posizione l'esito definitivo, quindi il risultato rispetto ovviamente alla domanda. Allora, vediamo un po', e qui abbiamo la carta del 5 di bastoni per quanto riguarda la prima posizione. Per quanto riguarda il 5 di bastoni, che cosa possiamo immediatamente evidenziare in questa situazione? Perché il 5 di bastoni è una carta di confusione. Vedete, qui ci sono più contendenti che in qualche modo stanno intrattenendo una discussione piuttosto accesa. È ovviamente una situazione di lotta, di conflittualità, c'è molta belligeranza tra queste persone. Quindi obiettivamente in questo caso questa persona percepisce un profondo senso di rivalità rispetto al conoscervi. Potrebbe essere una persona molto gelosa o comunque possessiva che possa vedere non di buon occhio la presenza, per esempio, di altri corteggiatori. Nel caso in cui, per esempio, si tratti di una storia a distanza tra voi e un'altra persona e la vostra storia o frequentazione sia nata, per esempio, sui social, come ormai accade spesso oggigiorno, questa persona potrebbe non vedere di buon occhio appunto il fatto che altre persone possano scrivervi o magari lasciare dei commenti piuttosto espliciti sotto alle vostre foto e ai vostri post. È una persona che, per esempio, nel caso in cui sia impegnata con un'altra persona e sapendo invece che voi siate libere single e che quindi possiate frequentare oltre lui chi volete, questa cosa chiaramente gli provoca fastidio, gelosia. Quindi è una persona che teme molto la presenza, vi ripeto, di altri rivali che tendono al medesimo obiettivo. Quindi, ovviamente, ad un posto accanto a voi. Quindi parliamo di bastoni. Qui c'è, vi ripeto, una situazione affollata, quindi ci sono più persone che in qualche modo interferiscono e possono magari arrivare anche a gamba tesa in questa storia. Dunque possono renderla ancora più complessa e ancora più complicata. Stessa cosa però anche da parte vostra, nel caso in cui questa persona sia impegnata, la presenza dell'altra compagna vi dà particolarmente fastidio. Oppure nel caso in cui sia una persona particolarmente, magari single, ma comunque immatura, l'instabilità emotiva di questa persona vi dà particolarmente fastidio, proprio perché vi rende insicure, cioè a volte dubitate o avete dubitato della fedeltà di questa persona. Quindi, in qualche modo, ci sono dei fastidi, sia da parte vostra che da parte sua, anche se principalmente da parte sua. Cioè questa persona, nel caso in cui sia un rapporto a distanza, per esempio, non reputa se stesso in grado di poter portare avanti un rapporto di questo genere perché si conosce e sa che non riuscirebbe a gestire la propria emotività, preda per esempio di gelosie, di insicurezze, di dubbi, di perplessità, di insoddisfazioni. Quindi ci sono in questo caso, nonostante l'ambizione, vi ripeto, di arrivare all'obiettivo, cioè ovviamente di avervi, obiettivo che siete voi, nonostante anche il comportamento coraggioso, tenace, che questa persona può aver mostrato, in realtà qui ci sono troppe persone in mezzo a questa storia. Le carte di grado 5 ci possono parlare anche generalmente della presenza non solo di rivali comunque estranei all'ambito familiare, ma anche di elementi familiari che possono interferire negativamente nell'ambito di questa storia.
Nel caso in cui sia una persona impegnata, è facilmente deducibile che l'elemento ostacolante è la compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona single, potrebbe essere la famiglia di origine, che potrebbero non vedere di buon occhio il vostro rapporto. Oppure potrebbe essere, per esempio, la presenza di figli precedenti, cioè che questa persona ha avuto appunto in un precedente matrimonio rispetto appunto alla conoscenza e alla frequentazione con voi, che potrebbero non vedere di buon occhio il fatto che proprio padre possa rifarsi, per esempio, una vita con un'altra donna che non sia la loro stessa madre. Cioè ci sono degli elementi esterni a voi che in qualche modo stanno interferendo, però con questo 5 di bastoni direi in maniera abbastanza importante nell'ambito della vostra relazione. Qui non parliamo di un asso di spade o non parliamo di, per esempio, un due di spade, cioè non stiamo parlando di un'insicurezza che deriva da una conflittualità interiore che questa persona può provare dentro se stesso in riferimento, per esempio, a ciò che prova per voi. Qui abbiamo troppe persone che in qualche modo stanno rendendo ancora più difficoltosa, se non del tutto difficoltosa, la situazione. E vi ripeto, non è detto che qui si stia parlando unicamente di rivali, quindi di altre persone che possono ambire a voi o di altre donne che possono ambire a lui. Potrebbe trattarsi di una situazione appunto familiare, come è tipico delle carte di grado quinto. Ma venendomi in questa posizione, tra l'altro come prima carta che apre ovviamente una stesa che voi sapete ragazzi essere fondamentale perché chiaramente dà una spiegazione a tutte le carte che ovviamente arriveranno e verranno scoperte successivamente, a sua volta ne viene spiegata. Ecco, la prima carta è fondamentale perché, come dico sempre io, è un po' come il soggetto di una frase, quindi ci spiega un po' da cosa realmente partiamo. Quindi da una situazione troppo affollata, confusionaria. Qui ci sono troppe persone in mezzo in questa storia. Compagni ufficiali, ex ingombranti, altri pretendenti, corteggiatori, famiglia di origine, mamma, papà, sorelle, fratelli, che in qualche modo intervengono eccessivamente rendendo farraginoso il vostro rapporto. Quindi potrebbero essere causa di questo momento di stagnazione? Assolutamente sì. Potrebbero aver provocato conflitti fra voi due? Assolutamente sì. Anzi, direi che ne sono proprio l'origine e la causa. Nonostante, vi ripeto, il 5 di bastoni ci parla di passione, ci parla di desiderio, ci parla di tenacia, ragazzi, parliamo di bastoni, il fuoco della passione. Voi piacete a questa persona all'ennesima potenza, quindi c'è un'attrazione fisica tra di voi che è assolutamente molto importante. Questa persona, ovviamente, ambisce alla realizzazione dei suoi sogni e desideri con voi, ma chiaramente è ben consapevole che qui ci sono delle presenze in più che possono infastidire la vostra storia. Quindi eccessiva competitività, vi ripeto, confusione, troppe persone in mezzo in questa storia che creano ansia, insoddisfazione, preoccupazione, contestazioni, dubbi, vi ripeto, conflitti, litigi. Quindi la situazione in qualche modo diventa ancora più intricata del dovuto, faticosa. E la realizzazione dei vostri obiettivi continua a ovviamente risentire di forti ritardi. D'accordo? Vediamo a questo punto in seconda posizione gli ostacoli veri e propri alla realizzazione dei vostri sogni. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Allora, vi dicevo con il 5 di bastoni, qui abbiamo la presenza ovviamente di più persone che possono in qualche modo portare ad una importante conflittualità, ad esempio per gelosia. Ecco, il 9 di bastoni ci va a confermare che è una situazione di diffidenza, perché come potete ben vedere, questa ragazza che cosa in qualche modo sta facendo? Dove è posizionata? È posizionata all'interno del suo territorio, con ovviamente in mano un lungo bastone infuocato per difesa personale,
che le permette anche di vedere però meglio grazie alla propria luce, ma si trova ovviamente protetta da una staccionata. Di conseguenza questa persona non si fida. Il 9 di bastoni ci parla proprio di diffidenza. Questa è una persona che dubita di tutti, anche addirittura di se stesso a volte, delle sue capacità di riuscire a portare a termine e avanti questo rapporto. Non si fida di ipotetici rivali, teme che comunque voi possiate ingannarlo, possiate tradirlo, possiate cedere alle lusinghe di altre persone, teme comunque anche la presenza eccessiva, per esempio, di parenti piuttosto che di nemici, che non devono essere necessariamente comunque persone che corteggiano voi, ma per esempio familiari di cui lui conosce assolutamente il pensiero e la riflessione in riferimento alla vostra storia. È una persona che, se impegnata, per esempio, sa che la compagna ufficiale gli darebbe filo da torcere nel caso in cui dovesse decidere di allontanarsi da lei per stare definitivamente con voi. Cioè è una persona che, vedete, sta guardando oltre il suo orizzonte, sta cercando di guardare a fondo con questa luce, ma obiettivamente quello che vede gli piace poco. Vi ripeto però, non perché voi non piacete a questa persona. Qui non abbiamo una regina di coppe, una regina di bastoni, che rappresentano generalmente la consultante in posizione appunto di ostacolo, rappresenterebbe per esempio una mancanza di attrazione piuttosto che un sentimento carente. Questa persona non ha nulla di tutto ciò, cioè voi piacete di nuovo bastoni, quindi la passione e l'erotismo potrebbero essere veramente ad alti livelli fra di voi, ma qui abbiamo tanta diffidenza. La carta del 9 di bastoni ci parla ulteriormente di un'attesa, quindi di nuovo di situazioni che vanno a tardare, cioè di trattative che stanno procedendo troppo per le lunghe e che potrebbero avere esito positivo. Assolutamente sì, perché ragazzi, le carte di bastoni non sono le carte di spade, quindi rappresentano comunque alla lunga un successo, ma nel caso del 9 di bastoni, che non è un 7 di bastoni o un 6 di bastoni, la vittoria è obiettivamente molto in là nel tempo. Quindi vi ripeto, necessita di eccessiva pazienza questo rapporto. Sta mettendo a dura prova la pazienza vostra, ma anche in particolar modo di questa persona. Inoltre, il 9 di bastoni rappresenta anche una distanza geografica. Quindi in questo caso si potrebbe proprio trattare di un rapporto tra due persone distanti, non necessariamente dovete essere l'uno al polo nord e l'altro al polo sud, potrebbe semplicemente trattarsi anche di una distanza chilometrica che però evidentemente pesa ovviamente su entrambi. In particolar modo, guardate ragazzi, su questa persona, oppure come tutte le carte di bastoni rappresenta l'estero, potrebbe essere una persona che deve viaggiare molto per lavoro e quindi spostarsi per esempio all'estero, e questa cosa terrebbe questa persona troppo distante da voi. Quindi ci sono delle problematiche che in questo caso vengono meglio identificate, che potrebbero proprio riguardare appunto la distanza tra voi e questa persona. Di conseguenza questa persona, vi ripeto, pur continuando a guardare verso il suo futuro con voi, perché lo vede, però obiettivamente è una persona che comunque ogni tanto si fa prendere un po' dallo sconforto. Quindi è vero che qui delle difficoltà, vi ripeto, ci sono. Troppe persone che stanno interferendo in questa storia, una distanza geografica che potrebbe essere appunto una delle questioni importanti, ovviamente, che vi tengono in qualche modo separati, oppure delle questioni professionali che portano questa persona ad essere spesso, per esempio, impegnata in lunghi viaggi. Quindi delle difficoltà ci sono obiettivamente, ma è anche vero che ovviamente il problema principale è il modo di gestire queste difficoltà, perché questa è una persona che tende a fermarsi. Cosa protegge? Protegge il proprio cuore.
Simbolicamente, questa ragazza dietro a questa staccionata rappresenta appunto qualcuno che si sta proteggendo. Da cosa? Dal dolore, dalla sofferenza, dalla delusione. Perché questa persona sa che se si lasciasse andare troppo, la vostra situazione potrebbe chiaramente diventare molto più impegnativa. Voi potreste in qualche modo far innamorare pazzamente questa persona e questa cosa lo spaventa. Perché non si sente primariamente lui stesso, vi ripeto, in grado di in qualche modo sopportare una situazione del genere. Quindi obiettivamente in questo caso questa persona sa che potrebbe esserci realizzazione, lui addirittura già la vede, ma sa che è una realizzazione ritardata nel tempo e che quindi necessita di pazienza, necessita di estrema lentezza. Quindi frutti che arrivano sì, ma con estremo ritardo. D'accordo? Perché il 9 di bastoni rappresenta proprio la carta dell'attesa, delle contrarietà, del rinviare, per esempio, il vedervi, il sentirvi a causa di altre situazioni. E questo porta questa persona a diffidare, a doversi e volersi proteggere. Non si sta lanciando e lasciando andare del tutto questa persona in questa storia. Vediamo a questo punto, in terza posizione, come poter fare per superare obiettivamente questi ostacoli. E qui ovviamente abbiamo la carta della forza. L'abbiamo appena detto, ragazzi, il coraggio. Coraggio comunque di osare. Cioè, è chiaro che, vi ripeto, delle difficoltà ci sono, quindi non abbiamo un 8 di spade o un 9 di spade, cioè questa persona non sta ingigantendo i problemi. I problemi ci sono, ma vi ripeto, deve affrontarli in un'altra maniera. Quindi il consiglio qual è? È il consiglio della forza, cioè d'accordo, attendere pazientemente i tempi giusti, ma non rassegnarsi. D'accordo, ovviamente, non acuire certe forme di conflittualità. Per esempio con la propria famiglia, con la compagna ufficiale, con ipotetici rivali, però non smettere comunque di lottare, anzi, cercare sempre di lottare e andare avanti contro le avversità. La carta della forza, ragazzi, che cosa implica? Implica il coraggio, implica comunque la voglia di osare, la voglia di andare avanti seguendo quello che è obiettivamente il proprio obiettivo, il proprio desiderio. Che siete voi obiettivamente, cioè la carta della forza, ragazzi, parla sicuramente, ovviamente, non di una forza bruta, ma parla della necessità di dialogare per riuscire, appunto, attraverso l'intelligenza, attraverso il dialogo, a vincere qualsiasi avversità. Cioè viene consigliato obiettivamente a questa persona e ovviamente ragazzi anche a voi di aiutare questa persona nel vincere queste difficoltà cercando innanzitutto di agire, cioè sicuramente portando degli ulteriori rallentamenti in questa situazione è ovvio che questa persona non fa altro che contribuire a lasciare questa situazione in una condizione stagnante, ma deve assolutamente evitare di esitare, deve decidere con forza, diffidando anche magari dell'aiuto di terze persone che poi in realtà, ecco qua con il 5 di bastoni, si potrebbero invece rivelare assolutamente non amici, ma bensì degli acerrimi nemici. Quindi questa persona deve assolutamente cercare innanzitutto di avere più fiducia nel vostro rapporto, più fiducia nel futuro e deve cercare di esercitare un maggior controllo ovviamente sull'ambiente che lo circonda, quindi su tutte queste persone che lo portano appunto a dubitare ovviamente anche delle sue stesse capacità. E qual è il segreto? Non dubitare più delle sue stesse capacità. Cioè questa persona deve cercare di capire che sono comunque degli ostacoli superabili e che deve per primo lui cercare di tenere a freno queste persone, queste lingue che in qualche modo stanno mettendo un po' troppo becco in una situazione che a loro non dovrebbe assolutamente riguardare. Cioè deve partire da lui, ovviamente, l'intenzionalità reale di proteggere il vostro rapporto e cercare di fare di tutto per tenere queste persone fuori dal vostro rapporto e per cercare di accorciare le distanze.
Cioè, la carta della forza, ragazzi, è proprio un inno al coraggio. Quindi, come vi dicevo con il 9 di bastoni, questa è una persona che di fronte alle difficoltà non agisce in maniera codarda, però tende obiettivamente a fermarsi troppo e quindi a rendere la situazione, vi dicevo, ancora più difficile di quella che obiettivamente potrebbe essere. Di conseguenza, quello che viene consigliato è di agire, di parlare chiaro, di mettere queste persone al loro posto, rimettere queste persone al loro posto, facendo capire che la sua priorità è comunque la costruzione del rapporto con voi. Quindi è un invito al coraggio. Vi ripeto, attraverso la comunicazione, attraverso il dialogo. Questa persona deve imparare a ovviamente tirare un po' fuori le unghie e lottare per qualcosa che vuole, perché questa persona vuole il rapporto con voi, ma obiettivamente è un approccio sbagliato alle problematiche che ci sono, assolutamente sì, ma questa persona deve agire con coraggio. Vi ripeto, mettendo queste persone da parte, quindi tacitando qualsiasi pettegolezzo o intromissione. E deve cercare ovviamente di crearsi una scala di priorità in cui al primo posto non ci sia, per esempio, unicamente il proprio lavoro. La propria professionalità è importante sicuramente, ma deve cercare di gestire bene anche il rapporto con voi. D'accordo? Quindi qui manca chiaramente un po' di coraggio. Questa persona si fa troppo bloccare dalle situazioni. D'accordo? Ed è chiaro che è anche un invito, ovviamente, a voi di parlare chiaro con questa persona, chiaramente facendo capire che la situazione, lasciandola in questo modo, a voi non sta bene o che comunque vi fa star male, vi fa soffrire, non vi soddisfa appieno. Cercate dunque di agire attraverso il dialogo, spronando questa persona all'azione. Perché la forza ci parla anche di nuovo di passione, di desiderio fisico. Fate capire a questa persona che desiderate vederla, riabbracciarla. Fate sentire il feeling erotico importante che c'è tra voi e questa persona, che avete voglia di lasciarvi andare a questa frequentazione, ma che non va ovviamente la situazione protratta per troppo tempo, come invece ci suggeriva il 9 di bastoni. D'accordo? Vediamo a questo punto in quarta posizione il prossimo futuro, quindi ovviamente i prossimi giorni, le prossime settimane. Vediamo un po'. Carta meravigliosa, ragazze, qui abbiamo l'imperatore. Allora, sì, questa persona sbloccherà questa situazione, finalmente agirà in maniera coraggiosa. Ragazze, guardate che qui abbiamo tantissimo fuoco. Abbiamo tantissimi segni di fuoco. I bastoni sono generalmente legati appunto ai tre segni di fuoco, quindi Leone, Ariete e Sagittario. La carta della forza è legata ovviamente alla carta del Leone e alla carta dell'Ariete. E l'imperatore è legato alla carta del Leone e alla carta del Sagittario. Quindi sicuramente qui c'è tantissima componente erotica, quindi vi ripeto e ribadisco il profondo legame fisico, il feeling fisico che c'è tra voi e questa persona. Quindi quello che vi lega innanzitutto, ovviamente, rispetto a qualsiasi altra posizione, è ovviamente il piacervi fisicamente, l'essere profondamente attratti l'uno dall'altra. È chiaro che in questo caso, con la carta dell'imperatore, che tra l'altro è anche una carta, diciamo, piuttosto veloce, ha anche però un effetto perdurante nel tempo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che appunto è previsto e sarà previsto, e di cui vi parlerò appunto tra pochissimo, appunto in riferimento all'imperatore, avverrà entro massimo un mese e mezzo, ma i suoi effetti si manterranno a lungo tempo e per lungo tempo. Inoltre, la carta appunto dell'imperatore ci parla di una periodizzazione
che si attesta grosso modo attorno alla fine dell'inverno, inizio primavera, quindi intorno al mese di marzo-aprile. Ovviamente siamo nel mese di febbraio, per cui anche per quanto riguarda le tempistiche stagionali, direi che siamo perfettamente nei tempi giusti. Che cosa appunto è previsto da questa carta dell'imperatore? È previsto un rapporto che si va a consolidare e soprattutto a stabilizzare in qualcosa di molto più profondo. Cioè questa persona, da imperatore direi finalmente, agirà con grande maturità, con grande saggezza, con grande forza d'animo e solidità e stabilità interiore ed emotiva, e dunque vi dimostrerà tutto ciò che prova per voi, tutto ciò che vuole da voi e soprattutto agirà da imperatore. Qual è la caratteristica di un imperatore? Comandare sugli altri, rimettendo le altre persone al loro posto, quello che dicevamo poco fa. Questa persona finalmente saprà rimettere queste cattive linguacce al loro posto. Quindi questa persona riuscirà a superare tutti gli ostacoli e soprattutto a ovviamente mettere da parte la propria gelosia, la propria possessività, nel caso in cui sia appunto un rapporto tra due persone ovviamente distanti, perché questa persona riuscirà a capire effettivamente qual è il suo posto al vostro fianco e dunque ad esserne assolutamente molto più sicuro. Cioè questa persona si sentirà più sicura al vostro fianco, quindi perderà tutte quelle insicurezze, quei dubbi, quelle incertezze che in qualche modo sino ad ora lo avevano attanagliato, tenendovi comunque distanti anche a volte emozionalmente parlando. Questa è una persona che agirà da uomo finalmente maturo e renderà il vostro legame molto più solido. Quindi sicuramente questa persona eserciterà sul vostro rapporto un ruolo molto più autorevole, che si ritaglierà molto volentieri, ovviamente facendo sentire la sua presenza al vostro fianco anche rispetto ad eventuali rivali. Quindi nel caso in cui il vostro sia un rapporto stagnante dovuto appunto ad un rapporto con una persona infantile e matura, questa persona crescerà. Quindi finalmente vedremo e avrete a che fare con una persona molto più matura e molto più saggia, che finalmente farà i conti con la propria interiorità. Nel caso in cui sia un rapporto con una persona, vi ripeto, per esempio impegnata, questa persona arriverà finalmente ad una decisione, cioè capirà che cosa vuole fare da grande, in quale tempistiche allontanarsi dalla compagna ufficiale per in qualche modo legarsi definitivamente a voi. Quindi l'imperatore ci parla di forza, ci parla di fermezza, ci parla di stabilità, ci parla di autorevolezza, anche molto senso pratico, cioè nel caso in cui il vostro sia un rapporto con una persona lontana, quindi chilometricamente distante da voi, è una persona che finalmente riuscirà a trovare l'escamotage giusto per potervi vedere di più, più frequentemente, per più tempo e più spesso. Quindi è una persona che agirà con grande forza d'animo. La situazione tra di voi diventerà molto più chiara e soprattutto ben definita anche agli occhi degli altri. Quindi ci parla di situazioni, episodi felici, di iniziative che andranno a buon fine, di vera e propria realizzazione e successo. L'imperatore è un uomo che vuole, desidera e quindi conquista. Arriveranno sicuramente buone notizie e anche viaggi e spostamenti, quindi a breve questa persona potrebbe proprio spostarsi per raggiungervi nel caso in cui sia una persona appunto distante da voi. Comunque una persona che potrebbe volervi vedere a breve, sbloccando finalmente questa situazione. D'accordo? Quindi in questo caso entro, vi ripeto, un mese e mezzo al massimo, questa persona finalmente porterà ad uno sblocco della situazione e la situazione non sarà più, vi ripeto, stagnante. Ci sarà un'importante decisionalità che andrà a sbloccare questa situazione. D'accordo? Ma perché è lui, è l'imperatore che prenderà in mano
la vostra situazione in maniera forte, coraggiosa e volitiva, proprio quello che veniva consigliato appunto dalla forza. Tra l'altro, l'imperatore rappresenta anche colui che protegge i propri sudditi, il proprio territorio, quindi proteggerà anche il rapporto con voi da qualsiasi interferenza esterna. Questa finalmente è una persona che prenderà in mano la situazione. Quindi vivrete una fine inverno, inizio primavera decisamente molto positiva con questa persona. Inoltre l'imperatore parla di erotismo, di ovviamente sessualità, quindi aspettatevi un invito particolarmente importante da un punto di vista fisico che vivrete con questa persona. D'accordo? In ultima posizione, quindi quinto arcano estratto, avremo appunto l'esito definitivo della situazione, quindi come ovviamente procederà questa situazione, oltre chiaramente l'imperatore. Meraviglioso, l'otto di bastoni, ragazze, ma che stesa stupenda! Di nuovo bastoni, ma che fuoco c'è in questa storia? Mamma mia, ma che attrazione fatale, devastante c'è tra voi e questa persona, meraviglia! Finalmente un po' di passione. Allora, questa persona vi dimostrerà comunque che obiettivamente voi siete il suo ideale di donna, da un punto di vista estetico qui c'è poco da fare, qui vi desiderate ragazzi, qui c'è un desiderio unico e irrefrenabile. L'otto di bastoni ci parla sicuramente di comunicazioni, perché è proprio la carta per eccellenza delle comunicazioni. Quindi sicuramente vi scriverete, avrete modo di appunto parlare proprio come vi veniva consigliato appunto dalla carta della forza, avrete modo anche di confidarvi e molto probabilmente sarà proprio da una di queste comunicazioni che nascerà la risoluzione ai vostri problemi, perché l'otto di bastoni ovviamente ci parla di successo. Ci parla quindi di comunicazioni, ci parla appunto di tante comunicazioni, quindi avrete modo anche per esempio di scrivervi, di chattare tanto. Questo chiaramente porterà dei cambiamenti importanti, buone speranze per il futuro, momenti anche di divertimento, di svago, quindi potrete anche organizzarvi per eventuali incontri e di conseguenza finalmente potrete rivedere, riabbracciare questa persona e vivere dei momenti davvero molto profondi e importanti, non solo da un punto però di vista ragazzi strettamente fisico, ma ovviamente anche progettuale, proprio perché parliamo di bastoni, cioè situazioni ovviamente interiori, quindi sentimentali ed erotiche, che prenderanno corpo, quindi diventeranno qualcosa di realmente concreto. Ma vi ripeto, l'otto di bastoni parla proprio di comunicazioni che giungeranno copiose, quindi comunicazioni, messaggi, movimenti molto veloci, notizie, nuove proposte, proposte, vi ripeto, anche di viaggio, di spostamento, ve lo dicevo, con questo imperatore. Quindi qui ci saranno delle vere e proprie azioni che porteranno ad una improvvisa accelerazione della situazione e del vostro rapporto. Quindi vi ripeto, è un rapporto molto bello, sicuramente questa situazione di stagnazione andrà assolutamente a in qualche modo essere ripresa e superata grazie, vi ripeto, all'atteggiamento volitivo che questa persona chiaramente andrà appunto ad adottare, diventando una persona molto più saggia e chiaramente molto più matura. Ma tutto partirà dalle vostre comunicazioni. Quindi qui ci sarà sicuramente un rapporto che diventerà ancora più intenso. Quindi aspettatevi della positività e un vero e proprio cambiamento in questa storia. Entro ovviamente pochissimo tempo, anche in questo caso l'otto di bastoni ovviamente ci parla di tempistiche veloci. Voi sapete che i bastoni rappresentano appunto le tempistiche di una stesa, aiutano il tarologo o il cartomante a, diciamo, tracciare delle linee temporali rispetto agli eventi previsti. L'otto di bastoni, esattamente come appunto le ultime carte numerali di bastoni, quindi 7, 8, 9 e 10 di bastoni, rappresentano grosso modo l'ultima decade di un mese. Quindi
nel momento in cui ovviamente voi vediate ad oggi questo video, siamo appunto a metà febbraio, a metà mese, evidentemente la situazione inizierà a sbloccarsi entro fine febbraio, quindi la terza decade, oppure appunto entro grosso modo una trentina di giorni rispetto al momento in cui andrete a vedere appunto questo video, oppure nel caso in cui voi vediate questo video i primi di marzo, entro fine marzo, quindi entro la terza decade del mese, d'accordo? Quindi ci va di nuovo a confermare questo 8 di bastoni le tempistiche dell'imperatore. Quindi stesa assolutamente straordinaria, cerchiamo di arricchire però appunto questo significato con appunto un oracolo degli angeli del cuore di Dorin Virtù, quindi cerchiamo di capire obiettivamente come questo rapporto appunto procederà grazie appunto all'atteggiamento dell'imperatore e all'otto di bastoni, quindi a tutte queste comunicazioni che appunto ci saranno e saranno ovviamente meravigliose e soprattutto direi proficue tra voi e questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo la luna di miele, ragazzi, meravigliosa. Allora, luna di miele che ci parla ovviamente del godere con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Vi ripeto che questa persona potrebbe proprio proporvi appunto un momento ovviamente insieme, quindi un weekend per esempio o addirittura anche una settimana da trascorrere appunto insieme, in modo che potrete conoscervi meglio e approfondire ancora di più il vostro rapporto. Nel caso in cui sia una persona impegnata, riuscirà ovviamente a ritagliarsi del tempo importante per poter in qualche modo trascorrere appunto dei giorni importanti con voi. Questa carta ci parla proprio di una sorta di fuga d'amore che ovviamente andrete a vivere con questa persona e che sarà voluta proprio da questa persona. Quindi sicuramente il vostro rapporto procederà, direi anche sempre meglio, e obiettivamente approfondendosi al punto che addirittura questa persona potrebbe, nel caso in cui sia ovviamente una persona libera, proporvi un impegno molto più serio, quindi un fidanzamento ufficiale o addirittura un matrimonio. Quindi questa persona inizierà finalmente a fare sul serio e ovviamente qui nascerà un legame diverso che verrà portato avanti in maniera diversa, quindi è come se in qualche modo ci fosse una vera e propria nuova relazione, il rinnovamento di un qualcosa che appunto era parte del passato e che appunto assumerà nuove vesti, d'accordo? Quindi sicuramente vi vedrete con questa persona, avrete modo, vi ripeto, di dialogare molto, di sentirvi, e questo chiaramente porterà questa persona ad una vera e propria presa di posizione, cioè allo scegliere definitivamente, vi ripeto, di stare con voi, a prescindere da qualsiasi possano essere appunto gli ostacoli che vi separano, ma soprattutto questa persona finalmente agirà da imperatore, quindi riuscirà a zittire tutte queste persone che sino ad ora sono in qualche modo intervenute a sproposito nel vostro rapporto, e finalmente qui vivrete un rapporto molto probabilmente in breve tempo alla luce del sole, nel caso in cui appunto sia una persona impegnata. D'accordo? Quindi ragazzi, aspettatevi, vi ripeto, entro breve tempo, un mese e mezzo, un momento molto importante che darà il via ad una nuova storia, quindi al rinnovare questa storia sotto nuove vesti. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, forza e coraggio, tenete duro e soprattutto buona fortuna.